prendo la pena. Io guarda, oggi proprio è come mi sono presentata in ritardo, scusate tutto. Non ci sono problemi. Sì, eccomi qui. Va bene. Allora, procediamo come... Aspettate che voglio vedervi. Faccio solo una piccola introduzione. Ci mancherebbe altro. Quindi, buongiorno a tutti, grazie di essere qui oggi. Oggi avremo quindi la quinta sessione di Creare Domani, parleremo di diritti umani indivisibili e interdipendenti, partendo dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo al dibattito pubblico odierno. Come relatore avremo Barbara Pollastrini, che introduco velocemente anche se non ne avrebbe bisogno, laureata in lingua e letteratura straniera alla Bocconi, insegnante elettrice a scienze politiche dell'Università Statale di Milano, partecipa attivamente al 68 al Movimento delle Donne. Come per tanti della sua generazione, l'adesione alla politica e all'impegno nasce allora e matura nell'incontro con le lotte del mondo del lavoro negli anni 70. Nel 74 si iscrive al PCI, sarà segretaria di sezione, segretaria cittadina e consigliere comunale a Milano. Diventerà la prima segretaria donna della federazione provinciale, importante anche per la sua dimensione, con Monza e Lodi nel suo territorio di competenza. Vivrà così e sarà protagonista del percorso PCI, PDS e DS. Entrerà nella segreteria nazionale e verrà eletta coordinatrice femminile nazionale dall'Assemblea delle Delegate. Nel 2007 è una dei 49 membri del Comitato Nazionale per il Partito Democratico, il gruppo di fondatori del futuro PD. Ricoprirà il ruolo di Ministra per i diritti e le pari opportunità nel secondo governo Prodi. Attualmente è deputata e componente della Commissione 1 Affari Esteri della Camera dei Deputati. Affari Costituzionali. Scusa, ha ragione. Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. Chiedo scusa. Nel passato congresso è stata eletta vicepresidente del PD, dal 2014 è coordinatrice di Sinistra Dem Campo Aperto, associazione politica e culturale della Sinistra PD, presieduta da Gianni Cuperlo. Barbara è legata alla sua città e al territorio che considera parte della sua identità. È una donna che ha dedicato e dedica molto del suo impegno ai diritti umani, a partire da quelli delle donne. La sua bussola è l'articolo 3 della Costituzione e il suo motto, in questo mondo cambiato e cambiante, nessuno basta se stesso nella lotta per l'uguaglianza e la libertà. È attenta al tema della laicità e del dialogo interreligioso. Il suo impegno è rivolto a traguardi di civiltà come il testamento biologico, la parità salariale, il referendum sulla fecondazione assistita, la difesa della 194, le unioni civili, che con la collega Bindi aveva sostenuto durante il governo Prodi. A lei da ministra si deve la prima inchiesta su molestie e violenze sulle donne prodotta dall'Istat, che squarciò il vero sulla più grave delle rimozioni. Nella passata legislatura era parte della commissione Jo Cox sull'intolleranza, il razzismo e i fenomeni d'odio. È stata relatrice della proposta sui diritti di minori stranieri non accompagnati, diventata una legge del Parlamento a prepista in Europa. Procediamo adesso con l'introduzione di Barbara, che mi ricordo è prevista con una durata di circa 45 minuti, massimo un'ora, poi successivamente apriremo quindi spazio ai dibattiti e alla domanda. Beh, intanto grazie a te perché hai letto una cosa che mi migliora tantissimo, grazie a tutte e a tutti voi che avrete la pazienza di ascoltarmi e ancora una volta voglio dire che questa idea della scuola della politica che ha riguardato prima una zona della provincia, poi si è allargata mettendo e mescolando, e questo è molto bello, no? Una parte della provincia con una parte della città, è stata un'idea meravigliosa, è bellissimo che siano soprattutto dei ragazzi, per me sono ragazzi, e una donna, oggi non c'è Simona, più giovane di me, che la portino avanti, quindi ancora io esprimo a voi non solo la riconoscenza, ma tutta con un grande affetto. Grazie. Perché vedo in questo una bellissima cosa. Allora, lui mi ha dipinta meglio di come sono una donna piena di manchevolezze e di difetti, tant'è che nell'immaginare una lezione, insomma, un tentativo di lezione, anche per il rispetto che vi porto, devo dire che ci ho pensato parecchio. Perché non sono, come avete sentito, né una studiosa, né un'accademica, non sono una docente universitaria, anche se all'inizio del mio percorso ho svolto per qualche tempo quella funzione, ma devo dire che ci ho pensato parecchio perché il cammino dei diritti è inesauribile, mutevole, di lotta, di mediazioni, è un cammino mondiale ed è un cammino locale insieme.
Quindi nello scegliere cosa dirmi, ho ricordato a me stessa, no? Non era difficile naturalmente perché non sono più una donna giovane, ricordare a me stessa di avere vissuto stagioni diverse, molto diverse, di questo viaggio verso l'uguaglianza e la libertà. E allora la domanda che mi sono posta era quale filo tirare, sapendo che non basterebbe l'intero vostro corso a dare la dimensione delle carte sovranazionali, della nostra Costituzione e dei diritti, e dell'evoluzione o involuzione dei diritti. Allora ho scelto alcuni spunti. Ve lo dico perché ho scelto alcuni spunti discutibili, com'è evidente, perché appunto è una scelta. E ho scelto partendo un incipit per iniziare, che sono le parole di Norberto Bobbio, perché in due righe, secondo me, Norberto Bobbio ha detto tutto. E cioè, quello che noi riteniamo il corpo dei diritti, dell'insieme dei diritti, si è formato con, virgolettato, richieste di libertà che provenivano da coloro che nella storia hanno combattuto contro ogni dogmatismo delle chiese e contro ogni autoritarismo degli stati e dei sovrani. Allora io dico subito, poi se vi servirà metterò a posto questi appunti e domani e dopo, perché, e ve li lascerò in modo tale che anche chi voglia scrivere invece abbia possa ascoltare serenamente, eccetera. Quindi quella frase di Bobbio esemplifica tutto, cioè parlava di un movimento per i diritti che si stratifica nei secoli, di un movimento per la libertà che si stratifica nei secoli, un movimento da ogni sopruso materiale, sfruttamento delle braccia, tornate indietro, no? Sfruttamento delle braccia, delle terre, iniziali contadini a cui veniva strappato persino quello poco che producevano nelle terre fra una carestia e l'altra, e violenze, pensate alle violenze alle donne e ai bambini, ma anche di libertà, attenzione, e questa è una cosa che va sempre tenuto insieme, perché la storia dei diritti tiene insieme i due elementi, da soprusi prodotti da superstizioni, da fondamentalismi. Io parlo con alcuni esempi, le donne bruciate come streghe sui roghi, insomma adesso parlo delle cose, e quindi il movimento dei diritti ha sempre a fasi alterne, sovrapponendoli, tenuti insieme le due esigenze di libertà, dimostrandoci che nei fatti il pensiero è sempre una cosa collegata all'azione, al nostro modo di essere, cioè la libertà dalla violenza, dagli sfruttamenti materiali e per la propria sopravvivenza e per un tentativo di benessere, oppure fino al benessere vero e proprio, e la libertà dai soprusi nei confronti della nostra libertà di pensiero, della nostra criticità, della nostra voglia di essere persone autonome. Insomma, la storia dei diritti è la storia di una forma di conflitto permanente per la sopravvivenza e per la libertà dall'inizio del mondo. Arrivo subito all'attualità, si fa per dire alla modernità, però permettetemi, ricordate qualche immagine della Bibbia, del Vangelo? La storia stessa in cui si esprime il primo cristianesimo, c'è sempre questo elemento, no? Di libertà e insieme di ricerca di un'utopia, di una giustizia. Pensate ai vecchi film che io almeno ho visto quando ero giovane, quelli su Spartacus, o alle storie che sono state date e filmate anche in televisione. Io faccio memoria con queste cose di Campanella di Tommaso More. Pensate all'antica Grecia di Aristotele e dei Sofisti. Se lo pensate anche ripercorrendo alcuni film, vedete che è sempre la stessa cosa.
c'è un'esigenza di sopravvivenza, di una ribellione dovuta alla per sopravvivere, c'è un'esigenza di libertà e un pizzico di utopia. Nessun grande diritto è stato mai raggiunto senza l'insieme di queste cose, e cioè senza una lotta collettiva e senza un pizzico di utopia, cioè il senso che questo mondo può essere cambiato e che può esserci un mondo migliore, fino a utopizzarlo quel mondo migliore, no? Ecco, questo è un po' per comunicarvi intanto dove siamo, se sono riuscita. E c'è un dato in tutto questo: l'Europa, e in questa nostra, in questa Europa l'Italia, e arriverò a noi più vicini, sono laboratori insieme tragici e insieme straordinari di tutto quello che vi ho detto, perché sono i laboratori di qualcosa che è la mamma dei diritti, o il ventre dei diritti, il ventre nel senso più bello, e cioè la democrazia. E guardate, questo è un punto non secondario, perché la storia dei diritti è molto collegata alla storia del divenire della democrazia in Europa, e come vedremo, magari nelle risposte, e tocca molto quel grande tema che alcuni studiosi oggi chiamano, grande quesito che ci propongono alcuni studiosi dal titolo Il tramonto dell'Occidente. Ma questa è una cosa che vedremo secondo le vostre domande in fondo. Ma certo l'Europa è la culla della democrazia, e lo è attraverso le tragedie, voi avete già capito a cosa mi riferisco, incancellabili, la Shoah, il nazismo, eccetera. Nel Medioevo, permettetemi di partire proprio con alcuni flash per dire qual c'è la lunga storia, interminabile storia dei diritti umani e l'Europa. Il primo atto, che noi possiamo considerare un atto sui diritti, è la Magna Carta Libertatum in Inghilterra, che per la prima volta nel 1225 contiene la dichiarazione e l'esemplificazione di un'autonomia individuale da salvaguardare rispetto alle ingerenze da parte del sovrano. Fatemi fare un salto, perché sennò appunto non bastano i libri, le biblioteche, e la mia ora va via subito, non voglio, perché voglio sentire. Nel 1679, da quella Magna Carta famosa, deriva l'habeas corpus, il famoso habeas corpus, e cioè un altro trattato che allarga a tutti gli inglesi garanzie in caso di arresto sull'intangibilità del proprio corpo. E per la prima volta in Europa abbiamo una carta specifica che ritiene che il corpo appartenga alla sua persona e sia uno dei primi diritti dell'individuo, cioè il diritto a decidere del proprio corpo e il diritto a difendere l'intangibilità del proprio corpo. Siamo nel 1679, e perché fra le mille cose date che potevo citarvi ho citato queste poche altre per arrivare a noi, no? Perché se voi, non vi capiterà, ma doveste rileggere gli atti parlamentari, ecco, per venire più all'attualità, sareste colpiti da come anche di recente, siamo nel 2009, molti interventi dal fronte progressista del Parlamento, non solo diciamo dai democratici, ma anche dai liberali, dai progressisti del Parlamento, molti interventi si siano riferiti a quell'habeas corpus nella discussione drammatica che ci fu sul caso di Eluana Englaro. Guardate quanti anni dopo. Quando dei banchi di Forza Italia qualcuno osò alzarsi e dire, stavamo discutendo del testamento biologico e del caso Englaro, e dire non è, scusate,
non si può permettere la scelta dell'autodeterminazione, perché quella donna sarebbe morta 3 giorni dopo, Luana, potrebbe avere figli. Cioè quella ragazza, quella giovane donna, chiusa nella sua corazza di disperazione, poteva avere figli. E in quel caso, in tantissimi, mi colpì, interventi più, chi più umanamente, chi più dottamente, si fece riferimento all'habeas corpus, per dire come alla fine anche il tema dell'autodeterminazione, se lo vediamo piegato alla scelta su quel momento indicibile che è per ognuno di noi, no? La morte, o alla scelta della propria responsabilità rispetto a quel momento indicibile dichiarata anticipatamente, qualora non si fosse nelle condizioni di intendere, di volere, ha a che fare con quel grande atto del 1679 sull'habeas, detto appunto dell'habeas corpus. Poi, per fare delle salte, si arriva di lì al Bill of Rights, che è il primo nucleo che sarà molto studiato e letto dai costituzionalisti successivi. Nel 1689 avvenne, sempre in Inghilterra, dopo intensissime lotte civili, e vado ad arrivare al punto, poi voi lo sapete, la rivoluzione americana, fino a quello che viene ritenuto lo spartiacque della nostra civiltà, della civiltà europea, della civiltà di tutti noi europei, e cioè la rivoluzione francese del 1789, con la caduta dell'Ancien Régime, l'entrata del terzo stato, borghesi, intellettuali, professioni, artigiani, sostenuti dal popolo affamato. Dice Hannah Arendt, la grande studiosa, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che seguì dopo la rivoluzione francese, la famosa Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, segnò una svolta nella storia. Essa ha significato che da allora in poi l'uomo, non il precetto divino o gli usi consacrati dalle tradizioni, ma l'uomo sarebbe stato l'unica fonte del diritto. Lì noi entriamo nella nostra modernità. Insomma, e vedrete come arrivo nella nostra modernità, democrazia e diritti hanno le loro fondamenta in forme di resistenza al potere e di bisogno di emancipazione e libertà critica, che trova negli illuministi, no? I padri e le madri, poi dell'atto rivoluzionario in sé, gli antenati delle nostre madri e padri costituenti. Io dico noi siamo seduti sulle spalle dei giganti, mi riferisco alle nostre madri e padri costituenti, ma gli antenati, anche loro erano seduti su dei giganti, e i loro giganti è stato il grande illuminismo. Altrimenti, ecco il punto, un giorno nostro non si capirebbe, pensateci un secondo, perché Salvini, Putin, Visegrad, attenti a questo dato, quelli che il professor Melloni ancora domenica, nella straordinaria 3 giorni organizzata dal partito e da Cooperlo, ha definito, il professor Melloni è un grande storico delle religioni, posso dirlo qui, che ha un'interlocuzione con Francesco, avete capito di cosa parlo. Non si capirebbe perché in quella sede, quindi una sede pubblica, ancora una volta il professor Melloni ci abbia voluto ricordare queste cose, dicendo che appunto il collegamento, mostrandoci ancora una volta il collegamento fra la destra politica, sociale, europea, il tentativo di Salvini di spostare il nostro paese verso quella destra e collocarlo nella sfera putiniana e Visegrad, abbia un collegamento stretto con la Chiesa reazionaria, l'ha definita lui così, posso quindi definirla io, e del cattolicesimo integralista, che ha come principale avversario il Papa, su cui i cui esponenti
della quale in quella chiesa stanno raccogliendo anche in questi giorni firme contro il Papa e contro Francesco, perché è promotore del dialogo interreligioso, contro la Chiesa conciliare e, attenzione, attenzione, quindi così finisco questo primo ragionamento, non è un caso che questo nucleo ideologico che sostiene la destra viva come avversari e ritenga di voler ottenere una rivincita su alcuni temi e alcune date. E la prima data e la prima fase e il primo riferimento su cui volere la rivincita in modo dichiarato e esplicito è l'illuminismo, visto come ideologicamente la stagione che quella reazionaria, quel pensiero reazionario deve abbattere. Minore, come ovvio, ma la seconda data spesso ricordata da quelle predicazioni è il 68. I temi collegati sono quelli di contrastare, del contrasto al dialogo interreligioso e l'altro del contrasto all'avanzare della scienza e naturalmente del contrasto netto alle forme di libertà femminile. Guardate, è molto interessante quello che sta avvenendo, molto interessante, perché sono date che hanno permesso di entrare nella modernità, l'illuminismo con la rivoluzione francese, o poi di avanzare nella modernità. Sono soggetti e temi, sono soggetti che sono simbolici della modernità, l'emancipazione e la libertà delle donne, o simbolici della libertà di pensiero, la scienza. Dunque, insomma, in sintesi, la nostra democrazia e la laicità non ci sono stati regalati, insomma, in sintesi, ma sono frutto di giganti del pensiero e di lotte anche sanguinose. Mi riferisco, voi sapete, quando parlo di giganti del pensiero, perché abbiate un'idea di quanto contino ancora adesso quei pensatori, Voltaire col trattato sulla tolleranza. Peccato che non abbiamo tempo, ma se ci fosse un'attrice vi farei leggere una pagina solo del trattato della tolleranza e direste: ma Pollastrini, parliamo oggi dei temi di oggi. La separazione, Montesquieu con la separazione dei poteri fra Stato e Chiesa, legislativo e giudiziario. Rousseau col contratto sociale, che è una cosa molto diversa da quelle che immaginano i 5 Stelle. Studiate e leggete Rousseau davvero. Beccaria dei delitti e delle pene. Pietro Verri con le sue osservazioni sulla tortura. Il Filangieri, c'è via Filangieri a Milano, ma Filangieri è quello dell'economia civile, quello che per primo dice che l'economia deve avere un nesso e può dipendere, deve dipendere dai diritti dell'uomo. E prima di loro Locke, Galileo, la rivoluzione copernicana. Cioè, noi siamo tutti seduti, dico seduti nel senso migliore, siamo tutti figli, quando parliamo della nostra libertà, di chi ha osato pensare e di chi ha combattuto per quei pensieri individualmente e delle masse, uso proprio questa parola, dei popoli, di quel mondo che ha lottato estremamente per le libertà che ci sono stati garantiti. Insomma, i diritti hanno un fondamento di vera e propria avventura umana, di cultura, di pensiero, di utopia, ma anche di incontri e di mescolanze. Ecco, vi voglio su questo punto, che è delicatissimo. Ad esempio, tra la visione dei diritti individuali in nome del diritto del cittadino, parlavo di illuminismo, e la visione dei diritti individuali, perché all'inizio si chiamano così, in nome dell'uomo intoccabile in quanto creatura di Dio. Guardate, sono due scuole di pensiero. E se voi chiedete a uno storico vero, non a una come me, facci la storia dei diritti, mi direbbe non è possibile qui. Ci sono due scuole di pensiero che porta ai diritti umani definitivamente, ai nostri diritti umani. Una scuola di pensiero che dice che alla fine i primi
e il percorso dei diritti umani dipende proprio dal pensiero del cristianesimo, cioè dal fatto che l'uomo è la creatura di Dio, no? E quindi in quanto tale è intoccabile il valore della persona. E l'altra scuola di pensiero che dice è l'uomo in quanto tale che è portatore di diritti. Ma alla fine la magia avvenuta, non so, adesso la dico rozzamente, e come vi dirò, chiuderò su questo, avviene in particolare con la Costituzione italiana, è dell'incontro, chiamiamo così, di queste due scuole, che avviene proprio sul fatto che entrambe le scuole, dove si congiungono, una cosa interessantissima, sulla dignità di ogni essere umano, sul valore della persona e sul senso della parola dignità. E questo, volevo chiudere, ve lo anticipo, è il grande portato della Costituzione italiana, perché ogni Costituzione dà qualcosa di buono. Noi, la nostra Costituzione ha questo, diciamo, porta questa cosa che non poteva che essere, non a caso, non poteva che avvenire in Italia, secondo me, che è la Costituzione che unisce le grandi scuole di pensiero, che non sono solo quelle politiche come comunisti, no, c'è qualcosa più di profondo, di culturalmente profondo, che si incrocia nella nostra Costituzione. Allora, torno un attimo indietro per dire una cosa sola, è che appunto noi abbiamo, lo dicevo, 1789 la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, con la triade che ancora è il riferimento europeo, libertà, egalità, fraternità, libertà, uguaglianza, fraternità, solidarietà, chiamatela come la volete, che sono le scritte per articoli, non so se avete mai avuto modo di vederla, ma è scritto per articolo, articolo tale, tale, tale. La Costituzione del 1792, quella del 1793 in Francia, perché ve la cito, perché è la prima Costituzione in cui si inizia a fare un riferimento, oltre che ai diritti individuali, alla redistribuzione delle risorse. Quindi è la prima Costituzione che crea il nesso fra i diritti civili e i diritti sociali. Interessantissima questa cosa, parliamo qua adesso, no? Adesso c'è la legge di bilancio, come ridistribuire le risorse, come semmai l'Italia avrà davvero una riforma fiscale profonda e radicale, in cui chi ha di più dia di più, si discute, no? Quante volte ne discutiamo noi? Fu in quel lontano 1793 che si parlò per la prima volta in una carta costituzionale della redistribuzione di risorse, genericamente ovviamente, però se ne fece cenno. Però ecco il punto per cui volevo, vedo alcune donne, amiche, e perché io, siccome sono davvero convinta che abbia ragione il professor De Mauro, la lingua parla per noi perché la lingua pensa per noi, credetemi, non è un caso se hanno scritto ovunque Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, All'epoca non è che non ci fossero fra le pensatrici, tra le rivoluzionarie, tra le tricoteuse, donne. Eppure le donne che già avevano iniziato le loro prime lotte non erano ritenute neanche nella prima grande dichiarazione, nelle prime importanti costituzioni, soggetto di diritti, e questo avveniva sia nel pensiero cristiano che in quello laico. E infatti insistentemente si marca questo uomo cittadino. Sarà Olympe de Gouges, lo dico perché insomma, poi ghigliottinata, a redare la prima dichiarazione delle donne e della cittadina. Io, guardate, su questo credo che mi farò carico personalmente, per chi sarà interessato, con l'associazione Democrazia Esigente, di mettere in piedi un corso sulla storia delle donne, perché è una, senza la quale voi non capireste ancora adesso dove siamo, E c'erano fin da allora donne straordinarie. Ho parlato di Olympe de Gouges, ci fu Mary Wollstonecraft, Harriet Taylor. Partì la prima che scrisse la prima rivendicazione dei diritti delle donne, attenzione, ritenuto il primo testo femminista, con la richiesta di parità di istruzione
Il tema dell'istruzione era la richiesta più sentita in quelle carte rivendicative dalla parte delle donne. Pensate alla modernità, di lavoro, di parità salariale nel lavoro, non l'abbiamo ottenuta ancora, e naturalmente di diritto al voto, perché voi sapete che anche sul diritto al voto per le donne è stato tutto molto più complicato. Perché c'era questa teoria? Perché la teoria maschile, io dico così, era semplice in un certo senso. Diceva, le donne non hanno il dominus, dominus, dominio, è il maschio. Le donne non hanno proprietà. Quindi, non avendo proprietà, non contano. Sono adatte, sono in quanto tali dipendente dal dominus, che è quello che conta, che è quello che è l'unico in grado di assumere su di sé il diritto, quindi le donne devono svolgere una loro funzione, ma lo devono fare nel lavoro di cura, no? Anche perché hanno un'emotività che non consente loro di diventare proprietarie dei loro diritti. Tutto questo è teorizzato. E quindi, in quanto tale, non è stata una scelta che dice l'arretramento, no, c'è tutta una teoria. Io non ho tempo, ma vorrei leggervi cosa dice Rousseau, poi se alla fine, in conclusione, dopo che avete parlato voi, vi leggo una frase di Rousseau. Rousseau, il grande leader, diremmo adesso, uno dei grandi filosofi dell'illuminismo e del contratto sociale, dice delle cose, lo leggerò alle donne che mi ascoltano, che fanno venire i brividi. Perché ho voluto ricordarlo? Perché adesso nel 1219 nel nostro paese metà donne non hanno ancora il lavoro, finalmente noi metteremo mano e dovremmo ottenere finalmente la legge sulla parità salariale, ora, soltanto nel 2019, domani, no, lunedì è il 25 novembre, e ricorre il tragico, la giornata internazionale contro la violenza alle donne e noi siamo ancora in piazza, ecco, e nel mondo, perché io non riesco mai a non guardare al mondo, i diritti umani delle donne sono i più calpestati, subito dopo quelli delle donne ci sono quelli dei bambini, da lapidazioni, sfruttamenti, dalle 57 guerre in corso in questo momento nel mondo, che non sono le guerre, sono guerre che colpiscono, come sapete, i civili, vanno nelle case delle persone e lì le vittime maggiori sono donne. Nel mondo sono le donne quelle che subiscono stupri, addirittura stupri di gruppo, stupri per ragioni etniche e violenze di ogni tipo. Quindi, come vedete, la storia dei diritti umani è complicata, non è lineare e ancora adesso ci presenta dei buchi neri, non so come chiamarli, contro i quali dovrebbe esserci una permanente indignazione delle nostre coscienze. E per non parlare del fatto che però non è questo il tema, che persino nel nostro partito, dico persino perché sicuramente oggi insomma è l'unico argine di difesa e di possibile democrazia per questo paese, certo non basta se stesso, ma senza il PD è difficile anche immaginare un campo largo e mescolato, eppure anche nel nostro partito è molto difficile fare valere pienamente il senso culturale, arrivo a dirvi etico, dell'uguaglianza, della parità e del valore delle differenze, del valore che rappresentano le donne nelle loro differenze. Tant'è, vedete che questo è perché non è un caso che tutte le leadership di questi più o meno leader in competizione spesso fra loro sono maschi, con un linguaggio anche fra di loro molto da collegio e molto maschile, no? E in competizione permanente, perché non è maturata ancora l'idea del fatto che democratici davvero significa ripartire il potere, perché tu se non ripartisci il potere, i diritti, ripartire i diritti è un modo per ripartire il potere, difficilmente puoi realizzare una forma piena di democrazia. E insomma, questa è la storia che ci dice ancora una volta del divenire dei diritti. E allora,
Ultimi due punti, o due spuntini molto brevi, e sono e arriviamo veramente ad oggi, ho chiuso. Insomma, quello che noi abbiamo capito, no, scusate se ho fatto esempi lontani, è che ci sono dei tratti nel parlare dei diritti. Uno è che la democrazia e i diritti non sono dati una volta per sempre, non sono dati una volta per sempre, ma sono una conquista o una riconquista permanente di coscienze, una presenza permanente di movimenti, un'attenzione permanente della politica. Insomma, sui diritti è evidente che è una specie, una sorta di rivoluzione culturale, sociale e politica permanente. I diritti poi diventano traguardi legislativi, e quando diventano traguardi legislativi sono loro che fanno il diritto, cioè quello che noi studiamo a scuola come il diritto civile, il diritto penale, no? Sono i traguardi raggiunti dalla lotta per i diritti. Ma i mutamenti in corso impongono un costante aggiornamento che dovremmo fare a partire dalla scuola, dalla formazione, dalla capacità di rinnovare i sindacati, di interpretare i bisogni, di capire il mutamento persino delle forme di lotta. Vedete anche oggi, no? Noi abbiamo, che so io adesso, oggi non c'è Simona, ma ci sono oltre 160 aziende in crisi che proclamano i loro diritti, e insieme c'è un'indignazione che si manifesta nelle piazze, che ha preso, là ci sono i lavoratori, e insieme c'è un'indignazione che si manifesta nelle piazze che ha preso il volto delle sardine. Cioè, vi dice come anche nell'esporre le proprie istanze ci siano diverse forme di manifestazione di lotta. I diritti poi hanno un'altra caratteristica, sono cangianti come i colori. Cioè, io vi ho parlato del diritto dell'uomo a essere riconosciuto come cittadino, della donna a essere riconosciuta come cittadina, ma ci sono diritti come a quell'epoca non erano catalogabili, ma anche soltanto 50 anni fa non erano catalogati. Pensate, quando dicevo diritti cangianti, pensate all'ambiente. L'ambiente, la generazione di Greta per l'ambiente. E il dramma dell'Ilva. Ma si può chiedere a una donna di scegliere fra la salute del proprio piccolo, poi sceglierà questo naturalmente, e il lavoro del proprio marito. Quindi i diritti sono cangianti e talvolta possono confliggere al loro interno. Diritti dati dalle epoche. Noi abbiamo avuto agli anni, facevo riferimento sul caso Luana, dei diritti legati a tutta la delicatissima materia della bioetica. Fecondazione assistita, testamento biologico, erano diritti neanche immaginabili 20 anni, 30 anni fa. Pensate a quale sarà il campo dei diritti da indagare stando e vivendo nella potente rivoluzione tecnologica. Il diritto alla privacy, il diritto alla sicurezza del paese, perché non si infilino le altre potenze, il diritto all'autonomia della persona e dell'individuo in una fantascienza che si sta facendo realtà, il robot. Quindi vedete, quando dico i diritti in divenire, i diritti cambiano, i diritti mutano, i diritti sono globali. L'altra caratteristica dei diritti è questa. Dicevo appunto Ilva, ArcelorMittal o altre delocalizzazioni dicono che i diritti non hanno confini, perché le grandi, le potenti multinazionali portano in un paese dove non sono riconosciuti i diritti che in Europa sono riconosciuti, o in un altro paese dell'Europa dove i diritti sono meno riconosciuti che in Francia, in Italia, in Inghilterra, in Germania, in Spagna, e quindi producono disoccupazione in Italia e sfruttamento nell'altro paese. E quindi capite che, perché parlavo di utopia all'inizio? Perché se si vedono i diritti in divenire, non puoi che avere uno sguardo globale, e in quanto tale utopistico, perché so, per quelli della mia storia, si diceva proletari di tutto il mondo unitevi,
Scusate se dico questa, ma noi dovremmo dire diritti umani di tutto il mondo, unitevi. Cioè noi dovremmo pensare a un'idea di democrazia globale, un'idea di innovazione democratica, a un'idea, a un pensiero in grado di appunto riacquistare questa grande visione dei diritti che ormai non può che essere globale, globale. Ed è, pensate, altro che utopia, non sta nelle nostre teste. E nello stesso tempo, questo lo dobbiamo fare, mi ha molto colpito, ho riletto per venire qui una bellissima lezione che fece Rodotà a noi proprio, attenzione, sapendo che l'Europa è la culla della democrazia e dei diritti, e mai come ora che sono aggrediti lo capiamo, no? Lo capiamo ora, vediamo persino quanto siamo la culla dell'idea di democrazia e dei diritti quando Trump alza i muri, no? Nell'altra parte, diciamo, dell'Occidente, che sono gli Stati Uniti. Ma l'Europa, proprio per allargare, estendere la grande utopia dei diritti umani, non può agire con uno spirito assimilazionistico, dice lui, e dicono tutti gli studiosi di adesso, perché sempre per prendere riferimento le donne, ma potrei prendere, ad esempio esiste un femminismo in Islam, esiste un femminismo in Cina, che noi non riusciamo neanche fino in fondo a comprendere, però esiste. E quindi tu hai anche questo compito di contaminazione nell'idea del diritto che non ha più a che fare solo con le nostre culture occidentali, con la nostra cultura europea, ma che ha a fare con culture e religioni del mondo. Voi capite però perché i reazionari attaccano il dialogo interreligioso, perché una parte di contaminazione passa da lì. Quindi voi capite anche alla luce di questo la potenza del messaggio di Francesco quando dice: io voglio incontrare l'Islam, voglio incontrare gli ebrei, voglio incontrare tutte le religioni, perché una parte, no, di riconfronto, rilenta contaminazione al fine di pacificare, se mai sarà possibile pacificare il mondo, passa anche da lì. Insomma, i diritti, ecco, arrivo, ho finito, sono indivisibili. Questa è l'altra grande caratteristica. Perché quando si produce un conflitto estremo tra un diritto e l'altro, si apre sempre lo spiraglio alla destra. Io qui per destra non intendo solo i visi di adesso, alla destra, insomma. O addirittura alle tragedie alimentate da chi soffia sulla paura, sulle crisi, la guerra tra i poveri e la guerra contro il diverso. Voglio ricordarvi che nel 1919 in Germania fu sancita la Costituzione di Weimar, ritenuta da tutti i costituzionalisti un caposaldo nel novero delle Costituzioni, perché per la prima volta rispetto a tutte le altre Costituzioni declina in modo robusto, in modo pervasivo e dà valore alla solidarietà, cioè libertà, egalità, fraternità. Poi ogni Costituzione se l'è elaborata. La Costituzione di Weber declina in modo speciale la solidarietà. Pensate che cosa meravigliosa, fra i popoli, fra i tedeschi in quel caso. Siamo nel 1919, non devo dirvi voi cosa è successo dopo, perché ce lo ricorda con la sua grandezza pacata ogni giorno Liliana Segre. Sarà stata anche da noi la vittoria mutilata, le condizioni economiche, i reduci, il disagio, ma non basta a rispondere alla domanda del perché pochi docenti hanno detto no al regime e hanno detto no alle leggi razziali. E poi è avvenuto tutto ciò che è avvenuto. Perché in troppi, anche nel nostro paese, non volevano vedere, sapere, poi quando forse volevano vedere, sapere, non potevano più parlare, non potevano più parlare. A proposito dell'Andrivieni e del grande conflitto sui diritti, no? Non potevano più parlare. Dunque, certo, poi lo so, lo sappiamo, noi siamo stati riscattati dalla Resistenza e dagli alleati e da quella pagina nera dell'Europa su cui non dovremmo mai smetterci di
Guardate, io credo che mai non si può dimenticare, insomma. E anzi, deve riguardare ognuno di noi. Come è stato possibile? Ecco, da quella pagina nera nascono nel 1948 la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nasce la nostra bella Costituzione. Fra i costituenti e le costituenti, la più giovane era Teresa Mattei. Non era Nilde Iotti, di cui ricorderemo la morte di qualche dicembre, ma Teresa Mattei. E lei è capitata giovanissima nel gruppo di lavoro sull'articolo 3, con Lelio Basso e Massimo Severo Giannini. Pensate a quella giovane donna con due mostri, io sono timida ancora adesso, non so, ragazzi, è una donna straordinaria. Voi sapete di cosa parlo, quindi vi risparmio la lettura, e cioè l'uguaglianza. E lei, con le sue poche forze, apparentemente, con l'aiuto delle altre costituenti con cui aveva scritto questo emendamento, presenta un emendamentino che dice che l'uguaglianza, virgola, di fatto, virgola, cioè è lei e Teresa Mattei, con l'aiuto delle altre donne costituenti, che in quell'articolo vuole inserire la parola di fatto. Perché con la percezione che i diritti, la democrazia dichiarata, possono di fatto essere negati. L'uguaglianza di fatto, cioè nella concretezza della vita, nella possibilità di traguardo, nella quotidianità di ognuno di noi, quell'uguaglianza deve essere applicata. E Lelio Basso e Massimo Severo Giannini accettarono quell'emendamento che noi dobbiamo a una giovane costituente. E allora qui, appunto, ho finito, rileggetela la nostra carta quando parliamo di diritti, perché l'Italia fondata sul lavoro, i diritti inviolabili, il dovere dello Stato di solidarietà politica, economica e sociale, le confessioni libere, le confessioni religiose libere, il paesaggio, il patrimonio artistico, la salute, il diritto alla salute, cultura, ricerca scientifica, la pace, l'attenzione verso la pace, la giustizia. Ma guardate bene, appunto, ve l'ho anticipato, ma ci tengo a ridirlo, ricorre un aggettivo che non è presente in quasi nessun'altra Costituzione, appunto. Dignitosa, dignitoso. Salario dignitoso. Esistenza libera e dignitosa. Per cui tutti sentono il fascino della Costituzione americana che ci parla di felicità. Jefferson parla di felicità, no? Il diritto alla felicità. Per me, come avrete capito, ma non per me, perché io non sono nessuno, per tutti coloro che si occupano di questi temi, è storica, cioè è lo spartiacque. La Déclaration des droits, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo francese e quella di Rousseau. Però, come vi dicevo, secondo me, e secondo i grandi del diritto, la Costituzione italiana ha una particolare intensità. Perché appunto fa quell'operazione che cercavo di dire con le mie parole non adeguate rispetto ai temi, perché riconduce a unità il valore della persona e dei